Crepi, crepi. Grazie. Andiamo avanti, parlavamo di, dunque di povertà come avevamo preannunciato con la nostra copertina. Dunque io vi propongo un servizio che abbiamo realizzato questa mattina, ci ha accompagnato in questo percorso all'Istituto Majorana di Bari, proprio la dirigente scolastica che avremo tra pochissimo in diretta, Paola Petruzzelli. Vediamo il servizio e poi andiamo a parlare con lei. E stiamo preparando e distribuiremo dei pasti pronti per le famiglie che sono le più bisognose, ce li hanno segnalate dalla Fondazione Giovanni Paolo II e dalle parrocchie. Daremo dei pasti pronti, oggi abbiamo preparato fave e cicorie, salsiccia con le patate e i funghi. Sono i pacchetti già pronti del primo e del secondo per il primo turno di famiglie, poi ci sarà un altro turno più tardi e un ultimo turno alle 13.30. I nostri ragazzi dell'indirizzo sala, poi abbiamo anche il ricevimento con l'elenco delle famiglie che ci sono state segnalate, che accoglierà le presenze, e i ragazzi che stanno della cucina, che hanno cucinato e stanno impacchettando. Mettiamo, diciamo, la passione per appunto dare una mano a chi ne ha bisogno, ovviamente. E arricchisce molto, perché alla fine aiutiamo le persone bisognose, quindi questa è una cosa importante. Qualcosa di positivo per la scuola e per la società in generale, quindi diciamo soprattutto in questo periodo di Covid. Aiutare i bisognosi è sempre bello. Ho la fortuna di avere questa bella classe che è una quinta, è stata molto collaborativa oggi, è stata una bella esperienza perché ha unito non soltanto l'attività didattica ma anche uno sguardo verso il prossimo, che in questo periodo ci sta benissimo, ecco. È bellissima, specialmente quando uno c'ha fame. Padre Antonio è favoloso, tutti quanti, non solo lui, tutti. E non solo di mangiare, hanno bisogno poi di denaro, di aiuti economici per pagare le bollette, eccetera, eccetera. Quindi ci sono delle situazioni veramente disastrate. E vogliamo ringraziare i volontari che certamente ci danno una mano, senza dei quali non possiamo mettere insieme tutto questo lavoro. E ringrazio Francesco Saccente per questo contributo. Io ho quindi in diretta, in collegamento, il dirigente scolastico dell'Istituto Majorana, Paola Petruzzelli. Buonasera a voi. Abbiamo visto questa iniziativa che in questo momento particolare assume probabilmente ancora più valore. Cosa ha rappresentato per la scuola, per i docenti e ovviamente per gli studenti? E ha rappresentato un momento bellissimo, perché dopo molti mesi i docenti hanno ripreso a lavorare in presenza già da un mese e mezzo, perché le attività di laboratorio in realtà non le abbiamo mai terminate, e i ragazzi ancora di più, perché vengono quasi quotidianamente. Con questo progetto sono stati coinvolti a pieno, tra l'altro i ragazzi di tutti gli indirizzi, e quindi oggi erano felicissimi perché sono tornati a scuola come non tornavano da molti mesi, quotidianamente. Il progetto li coinvolgerà per 3 giorni a settimana, mercoledì, giovedì e venerdì, da oggi fino alla fine dell'anno scolastico, e stamattina mi dicevano: preside, speriamo di non fermarci, speriamo di continuare in presenza, noi non vogliamo studiare da casa. Questa scuola così tanto dibattuta in questo periodo, tra l'altro questo rappresenta evidentemente un bel momento di scuola alternanza lavoro. Certo, è un momento innanzitutto di solidarietà, di aiuto alle famiglie bisognose, ce ne sono sempre di più in questo momento storico,
ma è anche un'opportunità per i nostri alunni di svolgere l'alternanza sia dell'anno scorso, perché comunque col lockdown le attività si sono sospese, sono state sospese dai primi di marzo, e poi di svolgere anche l'alternanza per quest'anno. Alternanza che varrà non soltanto per i nostri alunni dell'alberghiero, ma anche per gli alunni dell'ottico, perché appena si potrà, con il prossimo DPCM o con l'altro, speriamo quanto prima, vorremmo anche svolgere un'attività di assistenza con i ragazzi dell'ottico per la misurazione della vista di queste famiglie bisognose. E i nostri ragazzi invece dell'audiovisivo e del fotografico comunque documenteranno tutte le attività come sempre fanno. Preside, in chiusura, e poi devo mandare la pubblicità e la lascio ovviamente. Questa ovviamente l'iniziativa che abbiamo documentato oggi proseguirà. Sì, è iniziata oggi e terminerà a fine maggio. Quindi coinvolgerà tutto l'anno scolastico e tutti i nostri indirizzi. Esatto. Io, Preside, la ringrazio tantissimo per la disponibilità, la ringrazio tanto per quello che fate e che state facendo insieme ai docenti, agli studenti, ma naturalmente anche ai volontari, e poi c'è anche Don Antonio, tra l'altro, le parrocchie, insomma, si è creato ovviamente un bel gruppo in questo senso. Grazie ancora infinitamente, buona serata e buon lavoro. Grazie, grazie a voi, buonasera. Pubblicità.